Attenti agli spaventi. Piccoli brividi, la pendola del tempo. C'è qualcuno? Ci sei cascato. Che hot not. Ve l'avevo detto che era hot not. Che poi sarebbe tonto detto al contrario. Che problema hai, Tara? Posso sapere che cosa ti ho fatto di male? Ehi! Questo è troppo. Ne ho abbastanza. Mamma! Torna indietro. Michael! Non mi lascia mai in pace. Cosa? È colpa sua, è lei che continua a farmi gli scherzi. Dice bugie. Michael, ti spiace darmi subito quella roba? Adesso pulisci la porta e vai a fare una doccia. Te l'ho fatta di nuovo, come alla festa del tuo compleanno. Buon compleanno! Mi sbaglierò, ma secondo me è un CD. Ma no, è una palla da football. È bellissimo, grazie mille. Questo mi mancava. Invece ce l'avevi, ma hai detto che era brutto e l'hai buttato via. Ma adesso forse hai cambiato idea perché sei innamorato di lei. Mamma, di qualcosa a Tara, mi sta rovinando la festa. Non essere noioso, ai tuoi amici è simpatico. Sì, ma è la mia festa. Portala di là, prendo le candeline, così esprimerai un desiderio. Veramente l'ho già espresso, ma Tara purtroppo è ancora qui. Allora, questa mi passi le palline, forza, dai, dai, dai. Di solito si servono prima gli ospiti. Attenzione, permesso. Ne desideravo uno da un sacco di tempo. Un orologio. Un brutto orologio. Ah, questa è una pendola magica. Magica? Almeno secondo quello che dice l'antiquario. Papà, a cosa servono quei numeri? Indicano gli anni. Ehi, forte! Non toccare. Come fa una pendola a essere magica? Dunque, la leggenda narra che un vecchietto piuttosto strano costruì questo orologio più di 100 anni fa e poi fece un incantesimo. Ma dicono anche che se qualcuno lo scoprisse dovrà stare molto attento. Sembra che funzioni. L'antiquario ha detto che qualcosa non andava, ma non sapeva cosa. Ah, Tara, tesoro, fermati. Ora ascoltami. Voglio che nessuno di voi due si avvicini né tocchi questo orologio. Intesi? Sì, papino. Vieni qui. Tara? Sì, papà.
Sbaglio o avevo detto di non toccare? Se scopro che si è rotto qualcosa, allora sei in guai seri, signorina. E fai! Prova a spiegarlo al papà, a Tara. Ehi, papà, come va la... Ma che significa? Il mio compleanno è stato 3 giorni fa. Lo sai che ci sarò anche io alla tua festa? Sì, bello scherzo, complimenti. Michael, cosa vuoi per colazione? I tuoi amici arriveranno presto e devo ancora ritirare la torta. Va bene, adesso basta con lo scherzo. Che scherzo? Mi sbaglierò. Secondo me è un CD. Ma no, è una palla da football. Wow. È bellissimo. Grazie mille, questo mi mancava. Invece ce l'avevi, ma hai detto che era brutto e l'hai buttato via. Ma adesso forse hai cambiato idea perché sei innamorato di lei. Questa cosa è priva di senso. Si sta ripetendo tutto, nello stesso modo. Michael, daresti una mano con la torta? La torta? Tara! Questa volta no. Michael, portala di là. Io prendo le candeline, così esprimerai un desiderio. Che cosa mi sta succedendo? Non sarò impazzito. Allora arriva questa torta! Oh! Ehi, Michael, di solito si servono prima gli ospiti. Ora basta, Michael. Questa storia va avanti da stamattina. Ma in che modo devo dirvelo? Sono vittima di un incantesimo. Eppure non mi sembra che scoppi. Non sono malato. Mi spiace che la festa non ti sia piaciuta. Non mi è piaciuta per 2 volte. Ma perché non volete credermi? Mi sono svegliato ed ero indietro di 3 giorni. Michael, cerca di dormire, d'accordo? Vedrai che domattina sarà tutto passato. E come dico sempre, domani è un altro giorno. È meglio che lo sia. Tesoro, hai fatto un brutto sogno, vero?
Oh, stai tranquillo. Sarai soltanto un po' agitato perché domani è il tuo compleanno. Oh, veramente è già domani. Tanti auguri, Michael. Il mio ometto ha già 6 anni ormai. 6? Che cosa succede, piccolo? I capelli! Non posso avere 6 anni perché io ne ho 12. Ma per adesso ne hai soltanto 6. No, ne ho 12. Amore, è il suo compleanno. Lascia che ne abbia 12 se vuole. Un momento. Se io ho 6 anni, dov'è Tara? Tara? Tara chi? Oh, Tara. La sua amica invisibile. Ha un'amica invisibile? Di alla mamma che aspetto avrebbe questa Tara. Tara non c'è. Non esiste. Il prossimo a sparire sarò io. Michael, chiudi la porta del mio studio e torna a letto. Il tempo va all'indietro. Che dici? Ci penso io a una grande fantasia. Sarebbe uno splendido romanzo di fantascienza. Il tempo che va all'indietro. All'indietro? La testa del cucù. Deve essere per quello. Devo rimetterlo subito. Dove vai? Michael! Michael! Non c'è. La pendola cucù è sparita. La pendola cucù è sparita. Ma che stai dicendo? Non abbiamo mai avuto una pendola cucù. Che stupido. Ma come ti permetti di insultare tuo padre? Non sto parlando di lui. Papà comprerà quell'orologio soltanto tra 6 anni. In pieno delirio. Il negozio dell'antiquario. Ecco dov'è. Devo andarci subito. Per ora l'unico posto dove puoi andare è a letto, giovanotto. Ah, è tardi. E devi riposare perché domani è il tuo compleanno. Buon compleanno, piccolo! La vuoi una bella giraffa? Ho una mente di 12 anni intrappolata in un corpo di 6. Allora che cosa ne dici di questo polpo? Oh, bello! Bene, vedo che ti è piaciuto. Che cos'hai, Michael? Non posso stare qui, devo andare immediatamente al negozio di antiquariato. Cos'è l'antiquariato? Divento più piccolo ogni giorno che passa. Oggi compi gli anni, sei diventato più grande. Tu non puoi capire. Oggi ho 6 anni, ma domani potrei sparire per sempre. Se sparisci, posso avere i tuoi regali? Se vuoi, puoi prenderli anche subito, ma non dite a mia madre dove sono, me ne vado. Michael, dove vai? Il regalo voglio vedere io! Ehi, piccolo, sai che ore sono? Grazie, grazie, grazie. Oh no! 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 Papà! I tuoi amici mi hanno detto che eri qui. Che cosa ti è saltato in mente di scappare dalla festa in quel modo? Ma papà... E poi sai che non hai il permesso di andare in giro da solo. Sono molto arrabbiato con te. Devo arrivare fino a quell'orologio. È molto, molto importante. Non voglio sentire storie. Non è bello quello che hai fatto. Forza, torniamo a casa prima che la mamma si preoccupi. Non mi importa. Puoi tenere tutti i tuoi cagnolini, tutti quanti, neri, bianchi, marroni e a macchie. Io terrò Clifford. Lui mi basta. Fine della storia. Me ne leggeresti un altro? Ti prego, papà, ancora una soltanto. Dai, per favore. È ora di dormire. Oh, santo cielo, ma sei ancora sveglio. Ha paura di addormentarsi. Oh. Michael, dovresti smetterla con questa storia del viaggio nel tempo. Devi credermi, tu non sparirai. Tara è sparita. Ancora con questa Tara? Ma chi è Tara? Chi può dirlo? Magari leggendogli un'altra storia potrebbe calmarsi. Sono almeno 2 ore che gli leggo storie. Mamma, papà, non litigate per me. Non ne vale la pena. Non resterò qui ancora per molto tempo. Oh. Eppure non ha la febbre. Facciamo così. Ti lascio la luce accesa. Però, per favore, ora cerca di dormire. Vedrai che così andrà tutto bene. Buonanotte, piccolo. Non buonanotte, ma addio. Sono
Sono vivo. Aspetta un attimo. E quei dinosauri che volano? Ma che cos'è questo odore? Oh no! Oh oh! Qui c'è qualcuno che deve cambiare il pannolino. Devo spiegarle che devo andare dall'antiquario. Oh, fantastico. Ti prego, non dirmi che hai la febbre. Dove va? Per sicurezza sarà meglio provarla. Oh no, tutto, ma questo no! Allora, come sta il mio ometto? La temperatura è normale. Che cosa ne dice il mio ometto di fare una bella passeggiata in città? Però, questa potrebbe essere l'occasione buona. Sì! Oh, potremmo guardare le vetrine. Fuochino. E dare un'occhiata al negozio di antiquariato. Bingo! Che ne dici, cara? Che ci andate a fare dall'antiquario? Zitta! A me piace, che cosa c'è di male? Esatto, che cosa c'è di male? Beh, lì costa tutto un occhio della testa. Se stiamo a vedere queste cose. Forse è meglio essere stata in casa. Mi sembra un po' agitato. Guarda qua. No, sta benone. E dai, il tempo sta per scadere. Andiamo, perché non vieni anche tu? Andiamo, andiamo, andiamo! Siamo arrivati. Attenzione alla curva. Ecco. Ego, mamma, entriamo. Oh, guarda quante belle cose, Michael. Sì. Oh, salve, Anthony. Dov'è la pendola? Non la vedo. Anthony, vorremmo vedere dei tavoli. I tavoli sono di là. Bene. Fai il bravo qui, eh? E costano molto. Beh, dipende. Tra un minuto suona. Devo sbrigarmi. Molto carino. Oh, anche questo non mi dispiace affatto. Fermate il bambino! Michael! Oh! Quante volte devo dirti di stare lontano dalla pendola? Ormai hai 12 anni, comportati da adulto. Ma è vero, ho 12 anni! Ho 12 anni, papà! Ti voglio bene! Ti voglio bene anch'io, però è meglio se giri alla larga dalla mia pendola. Ragazzi, a tavola, il pranzo è pronto. Il pranzo? Mamma! Mamma, ti voglio bene! Oh, santo cielo! Vado a dirla a Tara. Chi è Tara? Michael, vieni a vedere. Ho trovato il difetto. Guarda, manca l'anno 1988. Ma è l'anno in cui doveva nascere Tara. Chi è Tara? Nessuno, papà. Nessuno. Dai, andiamo a mangiare. Sì, arrivo tra un minuto. E così Tara non è mai nata. Ci deve essere il modo per tornare indietro a prenderla. Sarebbe giusto che lo facessi. E lo farò di sicuro. Un giorno o l'altro. Thank you.